La comunità palestinese in Italia partecipa alla manifestazione del 22 maggio insieme a tutte le strutture, partiti e gruppi che hanno indetto questa manifestazione per contrastare la riunione sulla salute del gruppo di 20. Perché noi crediamo che anche la salute a livello mondiale ha bisogno delle decisioni serie, non che riguardano solo le industrie farmaceutiche, che si arricchiscono sulla spesa e sulle spalle della maggior parte della popolazione mondiale. Quindi bisogna liberalizzare i vaccini e le brevette, aumentare la produzione di vaccini, distribuirla al più numero possibile di tutti i paesi poveri nel mondo, sui cinque continenti praticamente. E noi palestinesi siamo i primi interessati, perché Israele ci vieta anche l'arrivo a questi vaccini. Già qualche mese fa, quando sono arrivati i primi vaccini donati dalla Russia, volevamo dividerli fra la Cisgiordania e Gaza. Israele ha vietato l'arrivo a Gaza di 2.000 vaccini, quindi l'equivalente per vaccinare 1.000 persone praticamente, l'ha vietato. Ora la situazione, anche con questa aggressione massiccia che stanno facendo contro Gaza, e c'è una crisi umanitaria perché l'unico centro di vaccini che stava a Gaza è stato distrutto dal bombardamento israeliano. Allora noi partecipiamo non solo per chiedere diritti, ma chiedere anche la fine di questa occupazione, la fine di questo bombardamento contro il nostro popolo. Questa manifestazione è l'occasione per ripetere un'altra volta che la salute dei cittadini del mondo è molto più importante di tutto il guadagno che possono fare due o tre case farmaceutiche. Per questo manifestiamo con forza e con coraggio contro questo vertice.